Andrea, io ci volevo essere, tu me ne avevi parlato, sto facendo tamponi, sono bandato e sono in piazza qua in drive-in, manca un medico e quindi lo sto sostituendo da sindaco, giusto che dia il mio apporto al volontariato. Quindi sarò molto breve, vi chiedo scusa, ci tenevo però Andrea perché ne abbiamo parlato brevemente, ma con l'intensità che tu riesci a trasmettere. Far capire che è qualcosa che dobbiamo affrontare, discutere, temi su cui bisogna riflettere. Quindi io ho letto alcune cose che mi hai mandato. Non c'è dubbio, tu hai voluto sottolineare un dato. La nostra generazione politica, se permetti, quella che ha fatto riferimento all'esperienza di tuo papà, di Rino, ha avuto a cuore questa lotta profonda e decisiva nei confronti della mafia, perché la mafia è stato e continua ad essere un cancro della nostra comunità, ma non ci sono soluzioni semplicistiche. Bisogna incidere a livelli significativi, nel profondo. Ci deve essere la questione della giustizia, ma c'è anche la questione legata allo sviluppo. Noi lo dicevamo sempre, più diritti, più doveri per poter fronteggiare e combattere, sconfiggere un cancro. La lotta alla mafia non ha bisogno di vittime innocenti. Lo voglio dire, è grave quello che ho avuto modo di leggere, mi ha colpito. Spero che Ambrogio abbia restituita la sua vita con i suoi affetti fuori da questo incubo che lo sta travolgendo ormai da anni. Io cosa posso dire? Continuo a pensare che la mafia sia un cancro, ma che ci sia bisogno di andare in profondità e non cercare di semplificazioni, strade brevi che possano accontentare temporaneamente l'opinione pubblica, specie se colpita da un cognome che possa suscitare qualche attenzione. E aggiungo, hai fatto riferimento al nostro MIF, al nostro film festival che abbiamo ormai da qualche anno fatto, prodotto e che l'anno scorso ha avuto una battuta d'arresto. Io non so se quest'anno il Covid ce lo permetterà, però stiamo pensando anche ad una soluzione via web. Non vogliamo interrompere la strada del cinema indipendente. E ti dico fin da ora, Andrea, che noi saremmo onorati di avere qualche opera di Ambrogio perché per noi significherebbe testimoniare un'iniziativa che ha come obiettivo la salvaguardia della dignità umana. Quindi stamani ho voluto, pur nella limitatezza del tempo, segnare anch'io un piccolo tratto di questa maratona, ma è un impegno che continua, perché con te le cose non sono mai episodiche. Quindi Andrea, io ci sono e ci vorremmo essere anche col nostro Film Festival.